Benvenuti a Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Buongiorno Ettore. Ciao Giorgia. Ma che bello stuolo di gladioli. Bellissimo, sì. Altro fiore che le donne adorano. È vero, è vero. Però questo hai visto che piccolino che è. Sì, molto piccolo. Sì, rispetto a quello che comunemente noi acquistiamo presso i vivaisti o presso i floricoltori. In realtà si chiama Gladiolus paluster. E in teoria dovrebbe vivere solo nelle zone umide, però invece, come vedi tu, vive anche nei prati all'aperto, tranquillamente, senza problemi. Il Gladiolus palustris è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Iridacee. Si tratta di una forma vegetale perenne, il cui fusto, che può allungarsi anche per una sessantina di centimetri, appare eretto e glabro. Munito di un bulbo sferico, che in realtà è un rizoma ricoperto da una tunica fibrosa con venature reticolate, presenta le foglie di forma lanceolata, che raggiungono quasi la sommità del fusto e raramente superano il centimetro di larghezza. Nella parte terminale dello stelo ci sono da 2 a 6 fiori di colore porpora, che appaiono formati da 6 tepali ravvicinati con le lacine arrotondate. Il frutto è una capsula clavata di forma da oblunga ad ovale, contenente dei semi ampiamente alati. Da noi la pianta è abbastanza diffusa, anche se con vaste lacune, in particolare sui pascoli magri, soprattutto della fascia montana. In realtà il nostro gladiolo preferisce i prati che alternano periodi di umidità primaverile con periodi di aridità estiva. Sulle Alpi e Prealpi è possibile incontrarlo fino ad un'altitudine di circa 1500 metri, dove fiorisce da maggio a luglio inoltrato. Ettore, il nome scientifico è ancora merito di Linneo? No, assolutamente. Questa volta no. Abbiamo un certo Gaudin, il quale ha classificato la pianta per la forma delle sue foglie lanceolate, molto allungate, che sono simili appunto ad una spada. Da qui praticamente gladius, che vuol dire spada, e gladiatori naturalmente perché combattevano con le spade. Per questo in alcune regioni il nostro gladiolo di palude viene indicato popolarmente con il termine volgare di spadacciola. Il nome di gladiolus, cioè spada, ha anche suggerito il termine di gladiatori, cioè di coloro che si affrontavano con spade ed altre armi ai tempi dei romani. Terminiamo con una curiosità. Nel linguaggio dei fiori, il gladiolo segue due differenti correnti di pensiero, in quanto viene considerato espressione di generosità, sincerità e infatuazione, ma è anche il simbolo di forza e di indifferenza offensiva. E anche per oggi è davvero tutto, grazie per averci seguito e ovviamente appuntamento alla prossima puntata di, stavo dicendo, benvenuti a tavola, aiuto. Fiori e piante della Montagna Bellunese. Ciao Giorgia. Ciao Ettore.